Henri Cartier-Bresson è stato uno dei più grandi fotografi di sempre. Nessuno come lui è riuscito a cogliere lo spirito del Novecento per renderlo immortale in scatti meravigliosi. Per questo motivo è passato alla storia come l'occhio del secolo. Con le sue foto ha raccontato la guerra civile spagnola, quella cinese, l'occupazione nazista in Francia, l'erezione del muro di Berlino e i funerali di Gandhi. È stato inoltre l'unico fotografo occidentale a cui fu concesso realizzare foto in Unione Sovietica negli anni della Guerra Fredda. Fotoritocco, filtri, complicate elaborazioni al computer, niente di tutto questo. Per Cartier-Bresson la differenza tra una buona fotografia e uno scatto mediocre risiedeva nella capacità di riuscire a cogliere il momento decisivo e renderlo immortale. Coerente con questa filosofia, Cartier-Bresson nei suoi ritratti non mette i soggetti in posa, ma preferisce fotografarli nel quotidiano, mentre sono inseriti nel loro ambiente. Non amava usare l'esposimetro per regolare l'apparecchio, ma il bilanciamento tra bianchi e neri conferisce ai suoi scatti un intenso equilibrio dinamico. A Cartier-Bresson è legato lo storico brand di macchine fotografiche Leica, che lui considerava un'estensione del suo occhio. La prima, una 35 mm con lente 50 mm, la acquistò nel 1932, dopo un viaggio in Costa d'Avorio che lo fece innamorare della fotografia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Cartier-Bresson si arruolò nell'esercito francese, ma fu fatto prigioniero dai tedeschi. Rimase in un campo di prigionia per 35 mesi, durante i quali tentò più volte di evadere, riuscendoci solo al terzo tentativo. Una volta libero, entrò nelle fila della resistenza francese, fotografando la liberazione di Parigi nel 1944. Nel 1947 fonda con i suoi amici fotografi David Seymour, Robert Capa, George Roger e William Vandevert la Magnum Photo, che diventerà la più grande agenzia fotografica al mondo. Da questo momento comincerà a viaggiare per il mondo, realizzando reportage fotografici che passeranno alla storia. C'è anche l'Italia nelle foto di Cartier-Bresson, che vi farà tappa più volte tra il 1951 e il 1973. Nel 1962, ad esempio, si reca in Sardegna per un reportage per la rivista Vogue. Farà tappa anche in Basilicata, raccontando nei suoi scatti un mondo arcaico e misterioso, dove le donne hanno il volto rugoso e saggio delle vedove e i bambini giocano scalzi tra i vicoli di tufo dei sassi di Matera. Oltre che un grande fotografo, Cartier-Bresson è stato anche regista. Ha mosso i primi passi nel mondo del cinema come assistente del regista francese Jean Renoir, figlio del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir. Tra le opere più importanti di Bresson regista c'è Le Retour, documentario del 1946 sul ritorno dei rifugiati di guerra francesi. Una delle foto più note di Cartier-Bresson è Ire, Francia, 1932. Famosi anche i ritratti di personaggi come Albert Camus, Coco Chanel, Francis Bacon, Marcel Duchamp, Gandhi, Martin Luther King, Henri Matisse, Marilyn Monroe, Picasso, Richard Nixon, Jean-Paul Sartre e Igor Stravinsky. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.